promesso di farvelo vedere. Ecco uno di quegli alimentatori che ha l'attacco 220 attaccato direttamente al PCB, quindi senza fili flessibili. E i contatti, a forza di essere mossi o comunque magari dopo una caduta, hanno bruciato entrambe le piste. Vedete? E a un certo punto la temperatura è andata così alta della connessione che ha fatto una sfiammata. E infatti qua si vede la bruciatura. Andiamo a dare una pulita per vedere la situazione. Andiamo a vedere la bruciatura dov'è. Eccoci qua, guardate che roba, muoviamo, guardate qui, qui non è rimasto più nulla, questa è ancora attaccata e questa manca niente, manca tutto. Quindi qua il problema di questo alimentatore sarà risistemabile solamente ricostruendo qua la parte mancante. Facciamo anche l'altra. Voilà. Poi mi direte, adesso però magari succede di nuovo. No, non lo eviteremo mettendo colla termica dietro al connettore, quindi colla da 150 gradi, quella nera, in modo che tutte le sollecitazioni meccaniche e fisiche non arrivino alle saldature. Andiamo comunque a riverificare il fusibile, perché se no potrebbe essere anche scoppiato, potrebbe essersi anche interrotto. Andiamo a vedere. Ed è a posto. Un bel po' proprio da irrobustire. Raffreddiamo per solidificare la colla e poi ne facciamo un altro strato. Vedete, bella solidificata, un altro strato sopra. Possiamo mettere perfino anche qua sotto. Voilà.
Poi qua la tagliamo col taglierino per fare la chiusura su dell'alimentatore, nello scatolino.